fatto vedere in batteria l'Azzurra, perché ha affrontato la sua batteria con grande coraggio, la semifinale con grande coraggio, per andare a prendersi questa finale dove ritroverà anche Gaia Sabatini, due azzurre nella finale dei 1500 metri al femminile, con una grande favorita che è la britannica Laura Muir, leader stagionale con insomma parecchi secondi di vantaggio su tutte le altre 3:55:28. Anche campionessa in carica, come indica il loro sul arancione. Bronzo ai campionati mondiali di Eugene per Laura Muir, e attenzione anche alla rumena Bobosea, seconda stagionale con 4:01:10, e a Sofia Elnaoui, sì, l'atleta polacca. Sono loro le... Vediamo che gara sarà. Gaia Sabatini parte subito con... insieme all'altra azzurra, sono insieme. A Ludovica è piaciuto fare gara di testa in semifinale. Qui penso che Simone Barontini possa aver dato magari un po' di coraggio a queste due ragazze. Sì. Senza paura, ci sono davanti dei nomi importanti dell'atletica continentale, però queste sono due ragazze giovani che possono andare lontano. Ecco, McGinn da tenere molto da sott'occhio. Sarah McGinn, impressionante seconda classificata alle spalle della Muir alla finale del Commonwealth, e anche un tempo molto veloce sugli 800 come record personale, sotto i 2 minuti, quindi una rapida, capace anche di cambiare passo nel momento della bagarre finale. La Muir è ultima fuori dalla bagarre, sì, molto controllata, con un primato personale come il suo può permettersi di fare anche una strategia di gara più attendista. L'atleta britannica certa di risalire quando vuole, con un paio di marce in più rispetto a tutte le altre. È molto presente Gaia Sabatini, la vediamo lì in avanti, vuole controllare, vuole evitare i famosi, ormai famosi imbottigliamenti che quest'anno l'hanno fregata parecchie volte. Speriamo ci siano anche le gambe per Gaia, che qualche difficoltà ce l'ha avuta per qualificarsi. 64:81 intanto il primo 400 per Gaia. Gaia Sabatini, 23enne di Teramo, ha migliorato il personal best su 1500 metri, corso a Tokyo, l'ha portato a 4:01:93, secondo di sempre in Italia. Parte Laura Muir, ma non mancano 800 metri alla conclusione ed è davanti l'atleta grande favorita per questa gara. La McGinn prova a seguire, poi Bobosea, poi Elnaoui, sono tutte le favorite lì davanti, con Gaia Sabatini che resta all'interno rispetto alla Elnaoui. Buona la prova dell'Azzurra, che predilige sempre questa corsia interna, che può portare però dei problemi, come è successo ad esempio a Eugene. Dunque speriamo che abbia poi la lucidità di uscire. Sta facendo una strategia diversa invece Ludovica Cavalli, che è all'esterno del gruppo in questo momento in ottava posizione. E adesso Gaia deve trovare una posizione un po' più comoda, un po' meno imbottigliata. Questo è un po' il cruccio. Se ha gambe adesso deve venire fuori. Un po' cruccio per l'atleta allenato da Andrea Ceccarelli. Il ritmo non è irresistibile, quindi sono tutte attaccate, tutte appaiate. Mica Cavalli, un occhio lì davanti, sta per transitare questo gruppo davanti alla linea che farà suonare la campana dell'ultimo giro. Adesso perde un po' il passo Ludovica Cavalli, riparte fortissimo. Allora Muir si porta dietro soltanto la McGinn, ci prova Elnaoui, risponde Gaia Sabatini, risponde Elnaoui, e adesso Gaia deve cercare, si è sgranato il gruppo, non ci sono più tanti problemi di imbottigliamento. Ludovica Cavalli cede il passo in questo momento, è in ultima posizione la seconda delle azzurre. Gaia Sabatini è in quinta con davanti a sé la Bobosea, prova ad attaccare, la supera Gaia. McGinn molto bene. Gaia Sabatini prova a superare Bobosea, che però reagisce, non vuole farle passare prima della curva. E allora la reazione da parte dell'atleta rumena, e da dietro sta tornando anche la Snowden. Ha cercato l'azione Gaia Sabatini, mentre lì davanti McGinn resiste sul passo di Laura Muir, che però adesso allunga, stringe i denti la britannica, 100 metri alla conclusione di questo 1500, e se ne va la progressione finale da parte di Laura Muir per andare a chiudere con la medaglia d'oro davanti all'Irlanda e poi alla Polonia. Gaia Sabatini è in questo momento in quinta posizione, ma sta cedendo ancora il passo. Gran Bretagna, Irlanda, Polonia, questo è il podio dei 1500 metri, 4
0-1 e 0-8 il tempo finale da parte della Mir. Tempo finale di significato relativo, è l'ultimo 450 metri che è veramente stato impressionante, anzi le due iniziative, prima gli 800 e poi in quest'ultimo giro veramente spaventoso. Sì, nessuna... le medaglie già delineate al 400 metri, così sono passate e così sono arrivate. E questo è praticamente il risultato della finale per quanto riguarda il primo e secondo posto, la finale dei Commonwealth Games, con Muir davanti a McGinn. Il terzo posto per la Innaui, che era stata medaglia d'argento dietro la Muir ai campionati europei di Berlino 4 anni fa, scende un gradino del podio ma resta comunque sul podio continentale. Quarto posto per Cathy Snowden 4.04.97, Anna Klein Germania 4.05.49, Cristina Mekki Repubblica Ceca 4.05.73. E le azzurre che ci hanno provato fin quando hanno... Ecco il primo allungo. Qua c'è il primo allungo della Muir con cui ha chiarito le cose e poi quella rasoiata finale che ha fatto staccare tutte e ha definito come doveva andare a finire. Ecco qua, questo allungo finale è stato veramente irresistibile. Ancora bravissima la McGinn a resistere fino ancora a 200 metri dall'arrivo. Ha provato, ma non c'è stato niente da fare. Questa Muir la battono soltanto le africane. Gaia Sabatini 4.06 e 04 chiude in nona posizione, dodicesima Ludovica Cavalli con 4.10 e 93. La condizione anche per Gaia non era quella dei giorni migliori, anche se insomma, quest'anno era andata forte.